Ciao a tutti, mi chiamo Antonio Facco, sono un designer classe 91 milanese, infatti il mio studio si trova qui in città a Milano. Ci occupiamo di progettazione di interni, retail residenziale, design del prodotto e direzione creativa. Il nostro studio si occupa di progetti in Italia, ma molto anche all'estero. Ma nonostante questo, rimaniamo qui a Milano perché, dal mio punto di vista, Milano è una città che mi piace definirla con una dimensione umana. Infatti, nel mio lavoro di progettazione è molto importante il cambio di scala continuo, dal micro al macro, quindi dallo spazio al dettaglio. L'opera che ho deciso di realizzare e donare ad AIL è intitolata Milano 2049, dove il 2049 per me è un chiaro riferimento al film Blade Runner di Villeneuve. Per questa ragione mi sono immaginato una Milano del futuro, una Milano che va oltre i processi attuali di digitalizzazione, un futuro dove l'intelligenza artificiale avrà terminato tutti i suoi settori di applicazione e probabilmente il capitalismo avrà assunto una forma completamente diversa. Per questo motivo ho preso un simbolo, che è il piccione, che per noi milanesi potrebbe essere ritenuto a volte anche fastidioso e mi assumo la responsabilità di dire inutile. E per questo motivo immagino che in un futuro anche tutte le cose che riteniamo inutili, chiaramente una provocazione, verranno toccate da questi processi. Dall'altra parte, il piccione, possiamo immaginarlo appunto come il piccione viaggiatore che robotizzato diventa portatore di messaggi che però molto probabilmente saranno anch'essi vuoti e non a caso la lettera che in questo caso viene trasportata è anche firmata in maniera anonima. Questo per ovviamente sottolineare un'identità che forse si perderà o magari no. Ho deciso di partecipare a una mano per AIL, innanzitutto perché mi è stata data l'opportunità di farlo. Per questa ragione sono molto grato ad AIL Milano, questo perché mi ritengo uno dei tanti milanesi che va di fretta e dunque spesso distratto da tematiche estremamente importanti, come in questo caso la lotta ai tumori del sangue. Quindi ci tengo a ringraziare AIL che mi ha dato la possibilità di partecipare attraverso la passione per il mio lavoro e quindi attraverso l'arte e il design.